scappare. Ma non molli mai. Ciao a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Ripartiamo subito con The Evil Within da dove ci eravamo interrotti. Recessi oscuri. Vediamo solo, di qua possiamo fare qualcosa? Vediamo un po'. Altre munizioni qui. Un altro pezzo del diario. Ah. Beh, facciamo una visita all'infermiera. Che fa per me un corno? E tra l'altro, durante la fase di caricamento ho scoperto che si chiama Tatiana. È da un po' che non ci vediamo. Dov'è? Ci siamo mancati, Oh, eccola qua. Salve. Noi andiamo... Cosa c'è qua? Indagine a un punto morto. Andiamo un attimo nella stanza dietro, va? Apriamo un altro armadietto. Gli armadietti, se non sbaglio, sono di qua. Tra l'altro le possiamo prendere adesso, sì. E apriamo magari questo qua. Ok, non ne abbiamo più di chiavi, quindi per adesso abbiamo finito. E basta. Wow. Ah, abbiamo un po' di punti, vediamo di usarli. Vai, facciamo un altro giro sulla giostra. Abbiamo 3000 punti. Possiamo sviluppare ancora un po' il danno corpo a corpo. Migliorare l'arma. Il danno critico. Beh, facciamo questo. Che... Ok, basta. Ti è andata bene, Sebastian, solo una scarica. Va bene, basta. E appunto, come dicevo, durante le fasi di caricamento ogni tanto compaiono delle frasi, dicevano l'infermiera si chiama Tatiana. Ma torniamo a noi, qui... attenzione a toccare sta porta che è un po' inzaccherata. Vediamo un po' se... Ecco. C'è già qualcuno che sta piangendo. Chi è che tossisce così? Attenzione. Ah, va bene. Una stanza vuota? Sento dei rumoracci però,
Stiamo attenti, Sebastian. Oh, questo è Leslie. Leslie? Oh, cazzo. Ma non si fa così. Ma ci si veste come Leslie? Per farci prendere un colpo? Spero solo che... No, accendiamo la luce. Che non compaia da qualche altra parte quel tizio lì che è scomparso adesso. No, niente, stanze vuote. Qui cosa c'è? Il filo spinato sulla porta. Uè. Allora, quello mi sembra un nemico invisibile. Ok. Wow, incendiamolo subito. Meno male che mi sono accorto che aveva calpestato qui la pozza e stava spostando il carrellino. Chi è? Avanti. Non c'è nessuno. Tra l'altro ce l'ho una, ho solo una siringa. Ok. Sì? Sei qui seduta? Madò. Che inquietudine. Ci sediamo anche noi, no? Vabbè, proviamo a lasciare questo posto tranquillo. Ok. Dando il calcio alla porta. Perfetto. Bene, non ci rimane che andare di qua. Andiamo solo qua. Che... dipinto staccato. Andiamo con cautela in bagno che non si sa mai, eh. Ok, siamo pronti. Ma più o meno. Credo di dover scendere. Lo credo anch'io. Grazie per il suggerimento, ma... sì, teniamoci... oh, no, 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 scusa, scusa. Volevo controllare di qua pure. No, dobbiamo scendere subito. Avanti. Oh. Allora, direi di cominciare a recuperare tutto il possibile di qua. La bambola è meglio di no, Sebastian. Qui c'è qualcosa. Sebastian, mano d'acciaio. Buttiamoci nella mischia, avanti. Fatevi avanti, dai. Questo è un luogo perfetto per un'imboscata.
Ok, non sembra esserci nessuno. Chiusa. Mi serve una tessera magnetica. Bellissimo, la ricerca delle tessere mi ha sempre affascinato. Dai tempi di Doom, tessera gialla, blu e rossa. Uè. Oh cacchio, attenzione. No, dove è andato? Eccolo. No. Dai. No, non siamo più in grado di combattere. È il momento di doparsi qua. Ehi, come ho fatto a dare calcio? Speriamo che fosse da solo. Che non ci siano altri amici invisibili. Nessuna tessera però, eh. Ah, dobbiamo andare ancora di qua. Diciamo che questi pazienti qui invisibili hanno loro l'effetto sorpresa. Ecco, ci ha visto qualcuno. Perfetto, allora vediamo qui nell'armadietto. Grande. Abbiamo quasi finito le munizioni per pistola. Dobbiamo cercare di non sprecarne più. Siamo qua, c'è una pozza di sangue. Cosa danno di bello? Niente, solo effetto neve. Passiamo qui per la pozza di sangue. Niente. Oh, qua forse c'è qualcosa. Devo ricordarmi di potenziare anche la capacità di carico dei proiettili per il fucile. Forse è la tessera. Tessera magnetica. Va bene. Speriamo che il proprietario non se la prenda. Noi ce ne andiamo, eh. Mi spiace lasciare qui un po' di munizioni. Vai, senza paura.
Non sembra esserci nessuno, quindi andiamo verso... Oh cacchio. Ma allora... Oh cazzo. Basta. Dove è andato? Fatto sprecare un colpo. Vediamo se adesso possiamo recuperare gli altri proiettili. Sì, perfetto. Beh, li abbiamo usati su quel tizio. Qua ho preso tutto. Perfetto. Preferisco i proiettili della pistola, almeno. Boh, dov'era? Di qua. Sì. Beh, ci siamo guadagnati la tessera. Benissimo. Stiamo facendo un sacco di punti. No! Rubik. Vai. Le munizioni del lupo qua. Dobbiamo andare per forza di qua dove è andato lui, eh. Attenzione, attenzione. Occhio agli attacchi alle spalle. Oh. No, un altro incubo. Siamo finiti in una stanza chiusa. Cos'è? Ehi. Ci sente? Ci può aiutare? È comparsa di nuovo la porta. Assimilazione della coscienza del soggetto. Sensazione iniziale di dolore acuto a livello del tronco cerebrale nel punto di intersezione. Seguito da una graduale emorragia al dilatarsi dei capillari. Degradazione progressiva dell'ego che evolve in impulsi suicidi. I soggetti perdono la propria identità e diventano manipolabili, assumono la forma che voglio. Ma non diventano me. Qualcosa mi impedisce di restare dentro. Abbiamo dettagli sempre più raccapriccianti sugli esperimenti che stavano cercando di condurre qui. Uè, uè. Seleziona comando. Oh cazzo! Bene! Guarda te. Prova a toccare il pulsante a destra.
Cos'è? Beh, direi che abbiamo avuto un po' di sfiga comunque nella scelta del pulsante, perché... Va dietro questa parete. Guardiamo anche di qua cosa c'è. E qui abbiamo un'altra stanza, vediamo se ci sarà anche qui qualcos'altro da schiacciare. Queste casse? Eh sì. Nota del laboratorio sotterraneo. Ovviamente anche qui ci sono i buchi per terra. Ma il disegno sul pulsante è diverso. Adesso non mi ricordo cosa ho schiacciato di là, però proviamo adesso a sinistra. Ok, è andata bene. Adesso va di là. Qui abbiamo fatto tutto, no? Proviamo a fare anche quest'altra stanza. No, qua. Stiamo calmi, eh? Questo ascolta la stessa musica del macellaio. Ah, è qua. Andiamo a destra, il pulsante è un po' meno insanguinato. Cacchio. Sì, diciamo che ci sono degli indizi nelle stanze. Qui c'è... Cos'è, il girasole? Ok, abbiamo risolto anche il terzo enigma. Ehi. Oh cavolo. Vabbè, ci ha aperto la porta forse. Qua il bottiglione e andiamo avanti. Sembra ci sia qualcuno. Joseph. Stai bene. Non so come sto, ma sicuramente non bene. Mi hai portato tu qui. Ah!
la mia testa come... come... Hai sentito? Dobbiamo andarcene. Ce la fai? Sì, io... Joseph! Cure apartment, ok. Mi servono cure! Ora va molto meglio. L'abbiamo curato. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo episodio e spero che vi sia piaciuto. Vi do appuntamento con il prossimo gameplay della serie. Ciao a tutti!